Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact, dove ieri è stata trasmessa sul canale YouTube la live dedicata al nuovo aggiornamento 1.5 che sarà disponibile a partire da fine mese, dove sono stati introdotti due nuovi personaggi giocabili, i nuovi banner, i nuovi eventi, una nuova arma 5 stelle, due nuovi set di artefatti, nemici, contenuti permanenti che ovviamente arricchiranno la nostra esperienza di gioco. Sono stati rilasciati anche i codici per le varie primogems che troverete anche all'interno di questo video. Troverete anche i trailer e tutto ciò che riguarda questa nuova versione. Ma detto ciò, ovviamente non perdiamo troppo tempo, concentriamoci sul da farsi e iniziamo subito parlando della prima novità. Primo personaggio giocabile annunciato all'interno del gioco, Eula, personaggio che viene caratterizzata da una Greatsword User, quindi una spada a due mani, con meccaniche e caratteristiche particolari, basandosi su stack e sull'elemento che è tecnicamente il suo ghiaccio, riesce anche ad essere efficiente e penso assolutamente utilizzabile come DPS fisico, quindi bisognerà vedere effettivamente come utilizzarla al meglio. La studieremo, la analizzeremo nel momento in cui avremo una visualizzazione del kit più completo, ma per il momento passiamo avanti e andiamo a vedere il secondo personaggio giocabile che è stato annunciato. Secondo personaggio introdotto all'interno del gioco, Yanfei, personaggio 4 stelle, Catalyst User, quindi utilizzatore di Catalyst, con elemento di tipo Pyro, fuoco, che è abbastanza particolare da quello che si è visto. Anche lei utilizza una simil meccanica di stacks, ma avremo modo di poterla approfondire successivamente. E inoltre, cosa che è stata rivelata all'interno della live, a quanto pare sia Yanfei che Eula hanno un legame particolare, ma vedremo in futuro di che cosa effettivamente si tratta. Eccovi il primo codice che è stato annunciato durante la live di ieri. Questi invece saranno i due banner che caratterizzeranno il mese, dove appunto avremo la possibilità di avere la 1.5 all'interno del gioco. Prima parte del mese con la rerun del personaggio di Zhongli e il banner nominato Gentry of Hermitage, e la seconda metà del mese con Eula, dove avremo il banner Born of Ocean Swell.
Inoltre, il personaggio nuovo di Yanfei, ovvero 4 stelle di cui abbiamo parlato poco fa, sarà disponibile nel banner Gentry of Hermitage, quindi sarà insieme a Zhongli, dove lei, come personaggio 4 stelle, avrà un incremento importante per quanto riguarda la sua apparizione, che tra l'altro, se finisce come con Rosaria, vedremo chi è che la trova. Oltre ai personaggi che sono stati annunciati, è stata annunciata anche una nuova arma 5 stelle che probabilmente accompagnerà il banner di Eula, in questo caso del banner Army, ovvero Song of Broken Pines, nuova spada Claymore, ovviamente a due mani 5 stelle, che darà un bonus per quanto riguarda il danno fisico. Non sappiamo ancora di preciso in cosa consiste il suo set, o comunque in cosa consiste la sua abilità passiva, ma sappiamo che darà un bonus al danno fisico. Inoltre, usciranno per meglio dire due nuovi set di artefatti, il Tenacity of the Millilith e il Pale Flame, dove avremo un set incentrato sull'aumento degli HP con due pezzi e con quattro pezzi, invece avere la possibilità di poter buffare il party attorno a sé, anche se il personaggio non è disponibile all'interno della battaglia. Un ottimo set, a mio avviso, per quanto riguarda Zhongli, veramente ottimo. Secondo me, da Zhongli supporto, questo è un set decisamente valido, insieme magari possibilmente a una variante di Petra, ma questo ovviamente sta a voi deciderlo. C'è da dire che i quattro pezzi di questo set, secondo me, per un Zhongli basato sui danni burst, sugli scudi e quindi sull'essere un supporto, sono decisamente perfetti. Secondo set, addirittura Pale Flame, dove abbiamo bonus fisico incrementato del 25% con due pezzi, e con quattro pezzi, invece, quando un elemental skill colpisce l'avversario, l'attacco viene incrementato di tot percentuale per 7 secondi. Inoltre, questo effetto può staccare due volte e può essere attivato ogni 0,3 secondi. Una volta che i due stack sono stati raggiunti, il bonus dei due set, quindi il 25% di danno, viene incrementato del 100%. Quindi tecnicamente dovrebbe portare a questo punto il danno fisico al 50%, dato che appunto viene raddoppiato, no? Viene incrementato del 100%. Quindi se il 100% è rappresentato dal 25%, vuol dire che arriveremo al 50%. E devo ammettere essere una grande cosa. Potrebbe essere una grande cosa per i DPS fisici che magari non rispettano questa condizione, utilizzare due Bloodstained e due Pale Flame. Avere bonus fisso di danno fisico del 50%, devo dire che l'idea mi solletica abbastanza sul fatto che io comunque possieda uno Zhongli buildato fisico. E tecnicamente due pezzi di Bloodstained e due pezzi di questo nuovo set, qualora dovessi trovare degli artefatti buoni, potrebbe assolutamente essere tanta bella robetta. Anche un full set, però l'elemental skill non so quanto effettivamente potrebbe essermi d'aiuto, ma vedremo, vedremo. Nuovi capitoli, hangout che saranno disponibili come contenuto permanente all'interno del gioco. L'atto 1 di Diona, The Cat and the Cocktail, e il capitolo 2 di Noelle, Nightly Exam Preparation. Quindi avremo la possibilità di continuare la nostra avventura con Noelle e di cominciarne invece una nuova con Diona. Inoltre saranno disponibili anche i nuovi, chiamiamoli capitoletti, dedicati ai personaggi, dove avremo il secondo capitolo dedicato alla storia di Zhongli e il primo capitolo dedicato alla storia di Eula.
Altra novità presente all'interno della versione 1.5 di Genshin Impact sono ovviamente i nuovi avversari che avremo la possibilità di affrontare all'interno del gioco. Uno tra questi sarà addirittura un boss settimanale, ovvero Azdaha, che non faremo altro che sconfiggere, molto simile al Prime Geovisharp, anche se questo avrà delle caratteristiche particolari. Cosa molto buona è che per l'appunto anch'esso sarà un boss settimanale, per cui avremo una buona varietà finalmente per quanto riguarda anche gli scontri settimanali, e detto ciò andiamo a presentare anche gli altri avversari che avremo all'interno della versione 1.5. Introduzione anche del Cryo Hypostasis, quindi un altro cubo che abbiamo già visto all'interno dell'evento che ci fu ai tempi nella 1.2, se non ricordo male, e che adesso sarà disponibile come boss di mappa, un po' come tutti quegli altri boss che abbiamo affrontato, ma che molto probabilmente ci permetterà di ottenere nuovi materiali di ascensione. O forse ci permetterà di ottenere dei materiali di ascensione simili a quelli che appunto abbiamo dal Regiswine. Non lo sappiamo, però a quanto pare sarà un boss che dovremo affrontare, che avrà delle diverse fasi da dover sconfiggere per poterlo battere, e quindi sarà interessante vedere anche in che cosa consisterà tutto il combattimento. Infine, ultimo nemico mostrato all'interno di questa sessione di live, ovvero l'Abyslector Violet Lining. Sarà carino e sarà soprattutto interessante vedere effettivamente il meccanismo di dove avremo possibilità di sconfiggere questo nuovo avversario, anche perché da quello che è stato detto durante la live avrà un effetto molto simile alle Abyss che abbiamo affrontato, dove praticamente le scariche elettriche andavano man mano ad azzerare la carica della burst attiva del personaggio. Quindi bisognerà assolutamente essere bravi nelle schivate, bisognerà avere uno stile di combattimento decisamente raffinato, se vogliamo dirlo così, e quindi sarà figo vedere come dovremmo ingegnarci per poterlo buttare giù. Nuova feature presentata all'interno del gioco, ovvero la Serenity Pot. Veramente una cosa incredibile questa nuova modalità, questa nuova feature presente all'interno del gioco, perché avremo la possibilità, come potete vedere dall'immagine, di scegliere una delle tre location diverse, di avere la possibilità addirittura di costruire un nostro house system, quindi avere la possibilità di poter personalizzare e poter costruire una sorta di castello, una sorta di dimora, no? Che potrebbe essere un luogo di ritrovo per noi o per gli amici con i quali si gioca all'interno di Genshin Impact. È un sistema che è stato prontamente spiegato e ampliato all'interno della live, ma non starò qui ovviamente a parlarne in maniera, diciamo, prolissa, come mi è stato detto tante tante volte, ma ci concentreremo su quelli che saranno i punti fondamentali di questa nuova feature. Una feature che avrà il sistema di Trust Rank, ovvero una sorta di rank up, così come quello del nostro personaggio all'interno del gioco, solo che questo verrà affiancato ovviamente alla nostra capacità di interagire con le strutture, alla nostra capacità di costruire e dalla nostra
nostra capacità anche di soddisfare delle richieste che ci verranno fornite dalla simpatica creatura presente all'interno della nostra teiera. Inoltre avremo anche la possibilità in futuro di ottenere anche delle ricompense grazie appunto a una valuta che avremo la possibilità di ottenere grazie agli incarichi e grazie ovviamente a tutto ciò che faremo all'interno di questa nuova meccanica, proprio per avere la possibilità di comprare degli oggetti che verranno utilizzati per potenziare i personaggi, per in generale avere soldi, quindi diciamo che è un insieme di roba che ci permetterà comunque di arricchire le nostre tasche. E detto questo, devo dire che sono molto curioso di vedere come verrà sviluppato in toto questa nuova modalità, perché potrebbe prendermi seriamente e quindi passare le ore a costruire e ricostruire casa come se non ci fosse un domani. Detto ciò, secondo codice disponibile durante la live, che adesso vi metterò qui a schermo. Invece adesso a quelli che saranno gli eventi che caratterizzeranno la 1.5, quindi quegli eventi che saranno disponibili soltanto per questa durata d'evento. Il primo evento che caratterizza questa nuova versione sarà l'Energy Amplifier. Energy Amplifier, che sembra dal nome essere un evento complesso, ma in realtà non è così difficile, in quanto è un evento che si concentra fondamentalmente nel raccogliere cristalli, o per meglio dire pezzi di cristalli in giro per la mappa, che a sua volta ci consentiranno di potenziarci per quello che sarà la seconda fase dell'evento. Il potenziamento avviene tramite Motive Force, quindi la possibilità di avere una motivazione e permetterci di potenziarci ancora di più, che verrà basata unicamente sul livello del personaggio. Il livello del personaggio ci permetterà non solo di revitalizzare questi cristalli che potremo raccogliere in giro per la mappa, ma addirittura la possibilità di poterli equipaggiare e quindi rendere gli effetti di buff che possiamo avere durante la lotta sempre più efficaci. Possiamo sfruttare fino a un massimale di 11 slot per quanto riguarda il potenziamento del nostro personaggio, e ovviamente dovremo fare attenzione a quali buff, o comunque in generale alla qualità del buff che vogliamo potenziare. Potremmo anche essere aiutati dagli amici, in questo caso, fino a 3 personaggi dei nostri amici, che ci permetteranno di essere, più capaci, proprio come la parola ci suggerisce, di equipaggiare più risorse e più cristalli. Questa è un'immagine che ovviamente avrà a che fare con tutto lo spettro del potenziamento che potremo avere all'interno del gioco, che come potete vedere, una volta comunque potenziata, ci permetterà di affrontare dei dungeon, o comunque ci permetterà di affrontare dei veri e propri simil abyss, che ci permetteranno di ottenere delle ricompense. Queste ricompense ovviamente miglioreranno e saranno più valide qualora noi decidessimo appunto di incrementare la difficoltà. Un pochettino come l'evento che abbiamo avuto dei cubi precedentemente, dove aumentare il livello della difficoltà ci permetteva appunto di ottenere punteggi più alti, e di conseguenza ci permettevano di ottenere più ricompense in futuro. Detto questo, una delle ricompense che potremo ottenere all'interno dell'evento sarà appunto Diona. Quindi Diona sarà presente come ricompensa, sicuramente con i punti che si potranno scambiare all'interno dell'evento potremo ottenere una copia di Diona, che sinceramente schifo non ci fa. E detto questo, passiamo avanti al prossimo minigioco. Secondo evento, in realtà più che minigioco, il Battlefront Misty Dungeon, dove avremo la possibilità di poter attivare
delle rune antiche, quindi delle ancient rune, durante un tempo limite che ci verrà stabilito dal gioco stesso per accedere poi successivamente alla sfida finale. È una modalità abbastanza particolare perché ci saranno delle quest specifiche con degli obiettivi specifici da dover compiere. Inoltre, i personaggi verranno utilizzati tutti quanti come trial setup, quindi non utilizzeremo i nostri personaggi veri e propri, ma potremo utilizzare tutti i personaggi del gioco, a quanto pare, però sotto forma di trial. Quindi diciamo che è come se fossero con delle caratteristiche o delle statistiche uniche per tutti. E questo, diciamo, è molto molto buono. Inoltre, non ci saranno risonanze elementali all'interno di queste prove, quindi non avranno nessuna influenza le reazioni che possiamo fare all'interno del team, quindi utilizzando due Pyro, due Geo, due Anemo all'insieme, non avremo nessun tipo di risonanza, ma conta soltanto quello che riusciamo a fare all'interno della challenge. Quindi dobbiamo fare attenzione a rispettare le condizioni e utilizzare i personaggi giusti, perché altrimenti non riusciremo a concludere nulla. Una volta che avremo avuto la possibilità di completare questo Misty Dungeon, avremo anche la possibilità di ottenere varie ricompense, tra cui ovviamente Primo, Gems, Mora, Cristalli, Libri delle Ascensioni, eccetera, eccetera. Altro evento che caratterizzerà la 1.5 è il Mimitomo. Mimitomo che consiste semplicemente nel catturare e nel sconfiggere l'Unusual Hillachurl che solitamente abbiamo trovato in giro per la mappa in modo tale da poter ottenere degli oggetti esclusivi che ci permetteranno di abbellire la casa e ovviamente ottenere le classiche ricompense di Mora, Primo, Gems e Libri per i nostri personaggi. Ovviamente non sarà una ricerca basata sul nulla, ma avremo la possibilità di farci aiutare da quella maledettissima Ella Musk, che io ormai odio letteralmente, che conoscendo Yirlachur ci daranno possibilità di parlare appunto con i suoi simili e permetterci successivamente di poterlo trovare. Una volta trovato lo dovremo affrontare e successivamente avremo la possibilità di sbloccare in diversi giorni praticamente diversi oggetti e diversi premi durante i nostri scontri. Altro evento che caratterizzerà la versione 1.5 di Genshin Impact sarà l'Overflowing Mastery. Finalmente abbiamo la possibilità di poter ottenere dei materiali per ascensioni bonus all'interno dei dungeon. Infatti, un pochettino come era successo con l'Overflow dei soldi e cioè dei mora e dei libri per esperienza durante il periodo dell'overflow delle ley line, adesso avremo la stessa identica cosa all'interno delle mastery, dei dungeon mastery. Quindi che cosa vuol dire? Che con la metà della resina originale, ovviamente, quindi non condensata, utilizzata all'interno dei dungeon, avremo la possibilità di ottenere il doppio dei materiali per aumentare i nostri talenti. Fighissima questa cosa, mi serviva perché devo assolutamente sfruttare questa occasione per salire i talenti di Rosaria, che devo assolutamente portare su, e quindi non vedo l'ora di potermici buttare a capo. Infine, concludiamo questo recap con quelli che saranno le ottimizzazioni del sistema in generale del gioco e con l'ultimo codice che vi lascerò praticamente in chiusura di video. Aggiustamenti che verranno fatti ovviamente proprio a partire dalla versione 1.5, dove avremo la prima ottimizzazione, ovvero l'ammontare della resina originale richiesta per ottenere le ricompense dai primi tre boss ogni settimana sarà ridotto alla metà. Quindi avremo la possibilità per i primi tre boss che andremo ad affrontare dopo l'innesto della 1.5 sarà ridotto alla metà. Ovviamente non è un grandissimo aiuto, però soprattutto per i boss settimanali nuovi, anzi per il nuovo boss settimanale, sarà interessante effettivamente avere la resina dimezzata.
Inoltre, l'esperienza della friendship che faremo in co-op sarà duplicata. Quindi, se dovessimo partecipare a una partita insieme ad altri amici, tutta l'esperienza della friendship, quindi quella che lega il personaggio con l'account, sarà raddoppiata. Inoltre, verranno mandate delle mail in gioco che ci avvertiranno quando degli eventi a tempo limitato stanno per scadere, quindi avremo una sorta di remind system presente all'interno del gioco, che penso essere molto utile soprattutto per coloro che non riescono a giocare tutti i giorni. E poi infine si potrà decidere di poter cancellare i file dei pacchetti delle altre lingue di gioco per risparmiare spazio. Si potranno ovviamente poi riscaricare successivamente, però una volta eliminati non verranno più aggiornati anche nelle altre versioni di gioco. Quindi ricordatevi che eliminando un pacchetto della lingua sarete voi stessi poi successivamente a doverlo reinstallare da capo. Detto questo, non ci sono altre cose da aggiungere per questo video. Io vi lascio con l'ultimo codice di gioco che potete riscattare mettendolo appunto nel vostro sistema. Io vi ringrazio per aver visualizzato il video, spero che vi sia stato utile e come sempre io vi aspetto alla prossima. Bye bye!